Ciao a tutti ragazzi, come potete vedere nel video precedente è veramente successo un casino di tutto e di più. Ma oggi abbiamo qui con noi Michelle che è venuta a trovarci e le dobbiamo svelare la nostra nuova canzone. Gliela faremo ascoltare in segreto perché ancora non possiamo farvela sentire. Però siccome Michelle dovrà fare parte della nostra coreografia, per forza e maggiori dobbiamo fargliela sentire. Quindi oggi, ok, proveremo la coreografia insieme a Michelle e insieme ovviamente alla nostra Martina Missy ed il piccolo Leon. Adesso mamma ti va dall'altra parte in cameretta a vedere che cosa stanno combinando, perché secondo me hanno già distrutto una stanza. Ok, andiamo a controllare. Ragazze e ragazzi, che cosa stiamo facendo qui? Va bene Martina, però questo disordine non va bene. Michelle, non fare finta di dormire tu, ok? Cosa state combinando? C'è lo stesso disordine, Michelle. Non ce l'ho con te, Michelle, ma con mia figlia Martina Missy. Che veramente, Martina, cioè fatemi capire, scusate, cioè Martina fammi capire, ti sei messa il tutù per fare cosa? Mamma, per fare le pulizie. Sì, ok, le pulizie, ma prima di fare le pulizie la stanza si riassetta, si ordina, ok? Va bene, ma detto questo, Martina, se smettessi di fare le pulizie un attimo, che non è il momento adesso, dobbiamo andare a provare la coreografia della nostra pronta canzone, che tu, Michelle, ancora non conosci, perché non ce l'abbiamo ascoltata. Ma oggi te la faremo ascoltare, ok? Ragazzi, scendiamo tutti sotto! Ragazzi, la vedo dura oggi. Queste ragazze sono un po' svogliate, soprattutto Martina Missy, mi sa. Marti! Vieni! Vieni! Ragazzi, scendiamo tutti sotto. Scendiamo le scale. Ok, adesso accendiamo tutte le luci. Ma vedete, è sotto il divano. Ok, abbiamo ritrovato carino. No, ragazzi, però anche il disordine qua è... Cioè, ma non si può così. Ma Martina, dobbiamo seriamente iniziare la nostra lezione di danza, ok? E non perché non c'è la maestra Lulu che nel video precedente, vabbè, ma tornerà la maestra Lulu, tornerà prestissimo. Ma non forse, è vero, non c'è bisogno. Forse tornerà anche in questo video, non lo sappiamo, forse sarà una sorpresa se la maestra Lulu torna, ok? Ragazze, mettiamoci tutte da questa parte, ok? Ragazze, allora, mettiamoci da questa parte per cortesia, che dobbiamo iniziare. Mamma, ti... Ma perché sei tutta sporca nella maglia? In che senso tutta sporca? Guarda. No, vabbè ragazzi, è perché poco fa ho fatto la marmellata di fragole e mi sono sporcata tutta quanta. È perché mamma ti, oltre a fare la coreografa e la ballerina, fa anche le faccende di casa. Quindi ovviamente faccio anche le preparo da mangiare come ogni mamma. Bravi, bravissima. Allora, mentre che Martina e Leon hanno deciso di non fare altro, dobbiamo organizzare la coreografia. Mi raccomando, torniamo tra due secondi esatti. Stacco un attimo la telecamera, ok? Per favore, che mi fate confondere un attimo. Allora ragazzi, stiamo per provare la coreografia della nostra nuova canzone. Nel frattempo la canteremo pure, ok? Però purtroppo ancora non ve la possiamo rivelare, quindi un attimino ci dobbiamo organizzare noi per fare dei passi che non vi posso fare vedere ovviamente perché sono segreti. Martina? Puoi aspettate che torniamo fra pochissimo. Fra pochissimo, ok. Sì, vabbè, poggio un attimo il telefono qua, scusate, poggio un attimo il telefono qua perché dobbiamo fare la coreografia ed è un segreto, non la possiamo fare vedere assolutamente, ok. Lo poggio un attimo qua e lo stacco. Mi raccomando. Ok. Ok, l'ho staccato. Ragazze, mettiamoci qua tutte in fila, anche da questa parte così, guarda, mettiamoci qua così. Allora, facciamo finta che di là c'è il pubblico e iniziamo la nostra canzone che fa praticamente qua, cuoricini, qua, cuoricini. È così, pam, 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 è molto hip hop la canzone, che è praticamente il passo, quello base, quello che ci ha spiegato la maestra Lulu, che fa in questo modo. Pam, 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 p
diretta. Questa è la mia della scuola. No, vabbè, ma siamo andate in onda così? Cioè, ragazzi, veramente oggi sono andate in onda con la maglietta tutta bagnata. Con la maglietta di Martina tutta. No, vabbè, ragazzi. Cioè, oggi... Sarà il top! Ma meno male che ora non ci stanno riprendendo, perché non stiamo riprendendo. Però, guarda qua. Mamma mia. Martina, con la maglietta.
pantaloni tutti. Allora, no, ragazze, veramente, perché sennò io sono costretta a chiamare la maestra Lulu. Io non ce la posso fare. Io non sono un'insegnante di ballo, sono una mamma. E lo so che non la sopporti, amore mio, però la dobbiamo fare venire, perché io non riesco a gestire questa coreografia. Poi lo sai che è venuto domenica, praticamente, che c'era? È venuto il maestro Gabriele con una maestra che si chiama Luna, che è straniera ed è pazzesca, e lei sarà nella nostra coreografia. Ma guarda che le stavo spiando. No, che c'entra quella che stanno spiando? Quello è un altro video ancora. No, praticamente è venuta una maestra che è una ballerina, giovanissima, tipo a 20 anni così. Si chiama Luna ed è troppo bella, troppo brava a ballare. Niente, la puoi vedere nel video precedente. Lei sarà nella coreografia. Vai, mattinale. Allora possiamo fare questo. Allora, ragazzi, scusate. Dai, perché tra poco devo riprendere la telecamera, perché dobbiamo parlare con i nostri fans. Allora, un attimino, la proviamo per favore. Allora, facciamo così. Qua cuoricini, qua cuoricini, inizio. Come? Inizia così. Uno, due, pam pam. No, questo è il basso. E questo è il basso iniziale. Due, pam pam. Esatto, questo è il basso iniziale. Due, pam. No, prima sì. È 1, 2, pam pam pam, e poi no. È 1, 2, pam pam pam. No! Com'è? Com'è? Ha ragione, sì, Michelle. Ci mettiamo un attimo in fila per come dovremmo stare dalla coreografia? Ok, siamo così in fila. E dietro ci sono poi i ballerini, tutto il gruppo. Noi facciamo, quindi, quattricini, qua, allora, quattricini, qua. Cuoricini, siete tutti i nostri fan. Ha, 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 ha. Siete tutti i nostri fan. Ha, 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 ha. E poi c'è 1, 2 cuoricini. 1, 2 cuoricini. Su e giù, su e giù. Ok, la canzone è tipo così. Tipo ha, ha, ha. Qua, 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 cuoricini. Siete tutti nel nostro cuore. Vabbè, comunque poi è tutta la coreografia. La coreografia la scrivete ancora. Ma non la posso riprendere, perché se lo vedono e scorrono tutto, scorrono tutto. Cuoricini, questa è la canzone. Allora, questo è il ritornello della song che fa cuoricini, cuoricini. Però non lo deve. No, la canzone è la canzone dell'estate! Yeah, yeah, yeah! No, ma non è così! Com'è? Qua, qua, qua. Non me lo ricordo. Vabbè, sì, qua, praticamente. Aspetta, Michelle, ti dico questa. Praticamente. Sì, questa è la canzone dell'estate! Yeah! Questa è la canzone dell'estate! Yeah! Poi, praticamente, Martina, ci sarà il mio passo, quello pazzesco. Quale? Ora, che praticamente io entro, ok? E faccio... Pam, 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 pam. Qua, 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 e poi faccio tipo un giro tipo così. Vabbè, comunque è una cosa particolare. E questo è anche un segreto. Perché poi praticamente cosa succederà? Che io farò anche una specie di rovesciata con una ruota. La ruota. Io posso fare benissimo la ruota. E sarà una sorpresa pazzesca. Volete vedere? Sì, qua, sì, facciamo vedere. Qua, aspetta, vicino, aspetta. Michelle ci fa vedere la ruota. Attenta però. Oddio, ma sei bravissima! Questa la dobbiamo inserire, Michelle! È troppo brava, vero? La dobbiamo inserire. Ok. Allora, quando fai. Anche sì, a fare la spaccata. Yeah. Questa è la canzone dell'estate. Vuota. Ok. Allora facciamo qua qua cuoricini. Questa è la canzone dell'estate. Yeah! Ah, spaccata e vuota. Perfetto. Questa è ponte! Io pure so fare il ponte. Ok. Ragazze, la proviamo l'ultima. Bravissime, bravissime tutte e due. Glielo inseriamo pure. Mamma mia, ragazze, stiamo inserendo un sacco di cose. E ancora i nostri fan non lo sanno. I nostri fan non lo sanno, però lo scopriranno. Comunque, ragazze, dobbiamo continuare a riprendere. Quindi, un attimino, proviamola, perché poi dobbiamo continuare. Vai subito, subito. Dai. Andiamo così. Proviamo. Qua, 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 vicini. Qua, 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 vicini. Qua. Ma come? Non è così? Ma fai qua, cuoricini! Questa è la canzone dell'estate! Yeah! Martina, ma non è così? È così, è così! Qua, qua, cuoricini! Qua, 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 cuoricini! E poi possiamo fare questo.
questa è la canzone dell'estate, yeah! Questa è la canzone dell'estate, ruota! E al secondo ruota. Ok. Allora, per primo quale mettiamo? La ruota, la spaccata o il ponte? Ok. Per primo quale mettiamo? Il ponte la facciamo. Ma ragazze, possiamo chiedere consiglio anche a Luis Miguel? Facciamo una cosa, tu fai così, bambi. È il figlio della maestra Luna, poi te lo spieghiamo perché posso dire. Sì, è il figlio della maestra Luna. Devo dire una cosa, ma sì, una cosa sì. Bella. Dimmi. Qua, aspetta, dico tu, qua, cuoricini. E tu balli, va bene mamma? Ok. L'ho visto anche il tuo video, sei bravissima a ballare. Grazie. Vai, mamma. Grazie, amore. Io so camminare. Sì, Martina, ma fai attenzione perché ti fai male. Mamma mia, ragazzi. Qua. Cuoricini! Qua, anche io passo così. Vabbè ragazzi, comunque ancora siamo troppo buffe, meno male che non ci sta guardando nessuno. Allora facciamo, io potrei fare cuoricini. Ma questa cosa è troppo scema. Ok. Ho detto scema, vabbè non si dice. Vabbè, ma tanto che ci stanno riprendendo, appunto, non siamo in onda, quindi. Ascolta, Matti. Allora, lo proviamo per favore una volta sola. Per favore, non mi fai impazzire. Dobbiamo dobbiamo stare in fila. Finta che di là c'è il pubblico. Ok? Non è che c'è il camera in questo momento. Cuoricini. Martina, dobbiamo stare. Con le mani o col pugno? No, è con le mani perché battiamo. No! Vabbè, però ogni cosa che io dico, Martina dice di no. Cioè, ma è così a pugno. Fammi vedere. Dai. Mamma, devi guardare il video precedente. Ok. Così. Allora. E qua vicino. No, lei la vuole fare così col pugno. Allora, tre. Non faccio male col pugno. Tre. Vi metto in fila. 3, 2, 1, via. Qua, cuoricini. Qua, cuoricini. Spaccata. Qua, cuoricini. Vi alzate. Ruota. Qua, cuoricini. Siete tutti quanti i nostri fan. Oddio. Siete tutti quanti i nostri fan. Siete tutti quanti i nostri fan. A fan ne facciamo tipo, tu fai questo e noi facciamo tipo il ponte. Guarda che bello questo passo. Com'è? Tu sei... È bello. Ma ragazze, lo vorrei fare anch'io il ponte, ma non ci riesco, penso. Penso che resto spezzato in due. No raga, mi devo mettere la dieta prima, veramente, perché ora per l'estate dobbiamo fare... Mamma, ti diventa magra! Mamma, ti diventa magra! Sarebbe un miracolo! Come piace? Cosa? Che tu diventi magra. Come non ti piace allora vuol dire che sono grossa, mi sembra. No, perché tu stai dicendo che tu non accetti il tuo corpo. Oddio, non accetto il mio corpo! No, io mi accetto tantissimo, però sai, magari il costume qualche chilo in meno... Fa sempre comodo, ma comunque, aspettate che, guarda questa cosa qua, se la, io potrei fare una mezza staccata così. Non si capisce un sacco di cose nuove, vero, su di me? Vabbè, perché quando non mi riprendono, sono ancora più al naturale. Cioè, sembra una cieca questa cosa. Ragazze, io direi che è il momento di venire. Oddio! Vabbè ragazzi, io riprendo un attimino il telefono. Qua, così riprendiamo che parliamo un attimino. Qua, le abbiamo lasciati troppo tempo. Oddio ragazzi, okay, però ascoltiamoci questa canzone dalla testa. Se prende il telefono, aspetta che attacco. Ragazzi, allora siamo tornate. Praticamente abbiamo provato un po' la coreografia che al momento non vi possiamo fare vedere. Purtroppo. E abbiamo cantato anche la nostra nuova canzone che al momento purtroppo non vi possiamo fare sentire minimamente, neanche il ritornello. Quindi, oddio, lo so, ma che è successo nel frattempo? Avete sbattuto? Oddio, nel frattempo c'è stato un incontro scontro di box. Anch'io! Okay. Ragazzi, mi avete dato un'idea, possiamo anche fare un video sull'incontro di box. Va bene, comunque ragazze, allora. Già vi sto dicendo. Allora, adesso la canzone dell'unicorno. Allora. Per oggi va bene, ragazze, io però così non ce la faccio a gestirmi, no, seriamente. Io credo che oggi chiamerò la maestra Lulu per farla. No! No, perché io parlo comunque, voi mi parlate di sopra. Un attimino. Perché ti stai antipatica? Ma la maestra Lulu ha rivelato.
Che stai facendo, Leon? Tu lo sai che stai tentando di cadere all'indietro, Leon? Stai tentando di cadere all'indietro? Perché così potresti cadere all'indietro. Stai molto attento. Allora, ragazzi, la maestra Lulu si è ribellata alla sorella Ronzisballe. Io, allora, ho intenzione di fare una cosa. Ok? Per dimostrare a Michelle che la maestra Lulu è una brava persona, ma purtroppo è stata costretta dalla sorella, la signora Ronzisballe, a fare quello che ha fatto. Per dimostrare a Michelle che la maestra Lulu è veramente pentita, io voglio invitarle tutte e due qui a casa nostra per discutere questa cosa. Voglio invitare. Voglio fare venire qui la maestra Lulu e la padrona di casa, la sorella gemella, la sorella. O vengono loro o vengo io. E così avremmo un confronto. Martina, tu cosa ne pensi di questa cosa? Lo vedi? Va bene, ragazze, vi vedo molto contrariate, ma secondo me poteva essere una buona idea per chiarire finalmente questo discorso. No. Ok, un attimino, perché ora devo parlare con il fan. Un attimo. Ragazzi, voi scrivetelo nei commenti se volete sì o no il confronto tra la maestra Lulu e la sorella gemella, la signora Ronzisballe. Allora, mamma di è favorevole a questo. Voi scrivete nei commenti se sì oppure no, senza farvi influenzare da Michelle e Martina Missi, ok? Che fanno le birbantelle tutte e due qua dietro di me. Mi sembra che non le vedo, ma io le vedo perché vedo tutto. Ma poi voglio dire, ve le immaginate tutte e due insieme per la primissima volta a casa Missy, insieme alle sorelle gemelle, la maestra Lulu con la signora Ronzisballe? Molti di voi conoscono sia la maestra Lulu che la padrona di casa, la signora Ronzisballe. Ok? E io per la prima volta le voglio portare tutte e due qui insieme per farle confrontare, ragazzi. Ma vi immaginate quello che può succedere? Ma vi immaginate che scontro che ci sarà? Però Martina, ma lo sai che cosa hai pensato? Che potrebbe essere divertente, però. Ma io non lo so, ho paura, mi spavento. Poi quelle due litigano. L'ho visto, sono antipatiche. Sì, quindi io non voglio. Dai, ma tu che pensi, che mamma ti farebbe fare mai del male, no? Va bene, allora hai ragione tu, questa volta ti ascolto. Allora facciamoli venire tutti e due e così ci divertiamo! 25! Sì, va. Anche tu! Mamma, che succede? Ci siamo capite! Ok, per fare cosa? Per far venire Ok, faremo venire la maestra Lulu e la signora Ronzisballe qui a casa di noi. Ok, mamma mia ragazze, ma non vi potete immaginare quello che può succedere. Ma comunque io direi di fare l'ultimo passo. Ai Martina, direi di fare l'ultimo passo di coreografia. Ragazzi, oggi siamo completamente impazziti. Cuoricino. Mamma mia ragazzi, l'ho svelata. No, scusate, no, questa la tagliamo. Mi è scappata la canzone. Ma perché mi viene di cantare, Va bene, ragazzi, per favore, allora, possiamo provare un pezzetto di coreografia piccolo che i nostri fan possono vedere, che è questo qua. Questo qua sì, perché l'abbiamo già fatto col maestro. Ah, ok, allora. Uno, due, tre, su e giù. Uno, due, tre, su e giù. Ah no, scusate, mi sono confusa. No, uno, due, tre, su e giù. Uno, due, tre, pure tu. Tutte e due così insieme. Pure tu. Uno, due, tre. Ragazzi, oggi mi sta Uno, due, tre. Anche tu. Perfetto. Ma soprattutto, ragazzi, se avete consigli sui passi, scrivetelo nei commenti. Se volete magari un passo dove alziamo le braccia, abbassiamo le braccia, apriamo le gambe, chiudiamo le gambe, facciamo un giro.
iscrivete. Ande faccio! No ragazzi, no ragazzi, mi è volato il cellulare, cioè tu ridi, mi è volato il cellulare, è andato, e mentre provavamo la fotografia, mamma mia, ha rotto pure il suo cellulare, questo è tutto vero, come potete vedere, siamo la famiglia più pazza del mondo, e quindi con questo io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.